insieme anche oggi, puntata ricca di sfumature, così come ricca di sfumature è l'isola da cui arriva il nostro ospite. Parliamo dell'isola di Murano a Venezia. Lui è Marco Toso Borella, artista, decoratore e incisore su vetro per tradizione di famiglia. Lui è artista di buona fama, tant'è che una sua Via Crucis è esposta all'interno della Basilica di San Donato a Murano. Per non farsi mancare nulla, comunque è anche scrittore, ha scritto saggi storici, racconti e romanzi, e siccome dorme anche poco la notte, è direttore di due formazioni vocali veneziane, Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra, conosciuta come la più grande orchestra vocale d'Italia con oltre 250 elementi. Ma in questa puntata parliamo in particolare della formazione più piccola, si fa per dire una cinquantina di persone, Vocal Skyline, perché il 25 aprile terrà un concerto la sera della giornata al Teatro Goldoni, appunto a Venezia. Il 25 aprile è giornata importante per tutta Italia, la festa della liberazione, ma è particolarmente significativa nel capoluogo regionale perché a questa ricorrenza assomma la festa di San Marco, che è la festa del patrono, e anche la tradizione del boccolo, la festa degli innamorati. Allora, tre filoni: liberazione, festa di San Marco e festa del boccolo. Qual è quello che ha dato il là, alla scaletta del concerto del 25 aprile? Diciamo che tutti e tre questi elementi così importanti vanno a fondersi in quello che è la nostra idea, la nostra concezione di questo concerto, a fondersi in un unico spettacolo. E già il logo del concerto, il cui titolo è Free, cerca di racchiudere questi significati. Free, libero, libera, è scritto come una sorta di scarabocchio sul muro, una specie di ribellione rispetto a quello che può essere il peso di un'oppressione. E Free sembra proprio scritto di notte, come da... Tipo graffito. Però diventa che bandiera. Le lettere del titolo diventano colorate di bianco, rosso e verde, che è la nostra bandiera, e vengono rette da quest'asta simbolica che è il boccolo. Il boccolo, c'è, sappiamo, tutto, insomma. C'è tutto, nell'idea grafica c'è tutto, ma non solo. Anche nel programma prende in considerazione tutti questi elementi, naturalmente in forma, come deve essere giusto, priva di quella retorica tronfia magari che può far scadere lo stesso messaggio. Ecco che Free, Freedom, viene presa anche come il titolo di alcuni brani che rappresentano la liberazione dalla schiavitù. Schiavitù che appunto può essere di proprietari terrieri, di dittature. La libertà intesa come sentirsi parte di un qualcosa, di un disegno, che va al di là della storia, che va al di là di quello che ci viene ripetuto da libri. La libertà è nostra. E anche la concezione di come viene svolto questo concerto, la libertà di muoversi nel palco, la libertà di non sentirsi inquadrati in una dimensione. Tutto viene visto con l'ottica dell'uscire dagli schemi, positivamente uscire dagli schemi, senza per forza dover ribellarsi, ma essere se stessi nel rispetto degli altri. Sappiamo che benissimo che la storia del boccolo di per sé parla del sacrificio. Tancredi, innamorato della figlia del doge, quando viene ucciso, intinge nella rosa il suo sangue e lo regala all'amata come ricordo. Ecco, il ricordo di persone che hanno sacrificato se stessi per ottenere il traguardo della libertà. Come si vede, sembrano discorsi diversi, ma vanno tutti a fondersi in un unico concetto, libertà. Non c'è che dire, artisti o si è o no, insomma. Adesso però vediamo allora i Vocal Skyline per qualche secondo in un video tratto da YouTube. Yeah.
azzardo, visto che il vostro repertorio è soprattutto un repertorio pop, voi fondete le sonorità di una musica conosciuta come brani dei Coldplay, dei Queen, con la gestualità dello spiritual? Sì, più che la gestualità dello spiritual, la gestualità di quello che è il nostro essere artisti, perché non possiamo, come dire, parlando una lingua diversa, pensando una lingua diversa, pensare che in noi possa entrare anche la spontaneità di un gesto che è frutto di ataviche tradizioni, ma anche del fatto che la lingua è la loro. Cioè, noi non cerchiamo mai di scimmiottare con il gesto piuttosto che con la frase d'effetto, quello che non fa parte della nostra tradizione. Anzi, cerchiamo di farla nostra, di metabolizzarla e di fare in modo che qualunque movimento possa essere anche questo spontaneo, pur cantando in una lingua che non è nostra, che è l'inglese. Ecco che il tentativo di fusione di quello che può essere la nostra cultura musicale con quello che è la cultura musicale che va per la maggiore, perché nessuno adesso, tranne rarissime eccezioni, si mette all'ascolto di un canto gregoriano con la stessa intenzione di ascolto della musica moderna. Certo, La musica moderna che gioco forza è il cantata in gregoriano è un po' inglese. più impegnativo. Sì, è un po' più relativo. Per quanto, ecco, il tentativo che cerco di fare è quello di, appunto, di fare in modo che queste nostre radici possano esserci utili per sfruttare al meglio quella che è la possibilità che la musica moderna ci offre. Ecco che la polifonia viene intesa come canto dello stesso brano, però in una maniera diversa, che va a creare appunto l'armonia. L'armonia che è base di quello che è anche della gestualità del corpo. Questa spontaneità nel loro dire your eyes, questo Ma ripetere. cantate anche in italiano o solo Se in inglese? qualcosa sì, proprio per appunto in rispetto di questa cosa. È un progetto che portiamo avanti da anni con Cristina Pustetto, che è la coordinatrice assieme a me di questa mega struttura, e con l'aiuto musicale di Giacomo Franzoso, che è il coordinatore, che cerca di rendere al meglio, definirlo accompagnamento è riduttivo, ma proprio il supporto che la musica ci dà. Musica che ha il supporto, che è al servizio del coro e non viceversa. Gli stessi solisti interagiscono col coro in simbiosi con loro, ma senza avere un ruolo preminente. Il coro è veramente la parte importante, difatti si cerca di valorizzarla in ogni suo aspetto. Prima di concludere, però, la domanda è necessaria. Qua, insomma, abbiamo apprezzato, siete bravi, Vocal Skyline, ma siete 50, Sì. ma 250 veneziani intonati. E come fate a trovarli in una città il cui spopolamento Sì, è ma fatto noto? dobbiamo anche, come dire, anche mettere un filtro. È contagioso, è una cosa positivamente Cioè, contagiosa, i veneziani perché sono intonati per definizione. diciamo che io difficilmente reputo una persona di base stonata. Io credo che stare vicino agli altri, ma non è un discorso retorico, stare vicino agli altri è farsi carico per il massimo che si può fare di quello che si può dare. Se tu hai vicino, diceva Trilussa, io non credo alle statistiche, perché se tu hai due polli e io ne ho uno, e neanche Certo. uno, risulta che ne abbiamo uno a testa. È quasi così. Uno ha una voce potente, uno ce l'ha meno potente, sommati non fanno neanche due, fanno tre. Perché entrambi ricevono dall'altro quella forza che gli permette di dare il massimo. Per questo io credo che, ma anche persone che non si muovono di per sé, con il lavoro, con il misurare come un sarto, quello che possono cantare, come possono muoversi, crei un vestito su misura ed è quello che siamo riusciti a creare con la Big Vocal Orchestra, ma anche con i Vocal Skyline. Allora, grazie a Marco Toso Borella, dicevo, puntata ricca di sfaccettature, non abbiamo sicuramente deluso la premessa. Lui lo ricordo, artista, decoratore, incisore su vetro, scrittore, ma qui soprattutto in veste di maestro di due importanti formazioni vocali veneziane, una delle quali, Vocal Skyline, terrà il 25 aprile, la sera del 25 aprile, un concerto al Teatro Goldoni di Venezia, come abbiamo sentito. Crogiuolo delle tre festività che vengono ricordate in quella data nel capoluogo regionale, la festa della Liberazione, la festa del Boccolo e la festa di San Marco. Insomma, un'occasione sicuramente per frequentare quel teatro importante della città. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, A voi grazie. e alla prossima. Buona serata.